Buongiorno ben svegliati, ben ritrovati con Mattino 6, la rassegna stampa della nostra redazione. Siamo pronti, come vedete alle mie spalle, per andare a vedere eh, le principali notizie eh, della nostra regione, ma non solo in questo martedì 21 agosto che apriamo come di consueto con le prime pagine. Iniziamo dunque dai giornali di casa nostra, partendo con l'apertura del eh, quotidiano eh, Il Centro. Eh, che sceglie di aprire con il, i lavori bloccati al pronto soccorso. Slitta al 2019, siamo a Pescara ovviamente, l'apertura del nuovo reparto eh, dell'ospedale eh, civile. In alto ci sono anche questioni eh, non abruzzesi, ma nazionali che purtroppo assurgono agli onori delle cronache, come questa la tragedia in Calabria travolti dalla piena, 10 morti dispersi nel Parco del Pollino. Poi ovviamente nelle prime pagine nazionali ritroveremo più e più volte eh, questa eh, notizia purtroppo eh, nei box il dossier ecco 10 ponti abruzzesi da tenere eh, sotto controllo ieri abbiamo mostrato come per esempio il comune di Pescara ma non solo tiene eh, sotto controllo appunto eh, ponti e viadotti sentenza pilota il Tarabruzzo va accolto l'immigrato pregiudicato scendiamo in pagina perché la fotonotizia è dedicata al calcio, alla Serie B, eh, che ha rischiato di scioperare. Ma come vedete, Serie B niente sciopero. Il Pescara sabato in campo, nella foto il tecnico dei bianco-azzurri, Villon, è responsabile dell'area tecnica Giorgio eh, Repetto, eh, e dunque la Lega ordina di giocare. Pescara che partirà dallo Zini di Cremona contro i eh, grigio-rossi mm, all'interno. I nuovi dati ISTAT, concessione edilizie, l'Aquila guida la classifica. Eh, ma andiamo anche verso le elezioni. Pagano chiama il leghista Bella Chioma, restiamo eh, uniti. Telefonata tra i leader abruzzesi di Forza Italia e Lega Sancisce la pace nella coalizione di centrodestra. che dunque si avvia alle elezioni. Nelle cronache dalla parte opposta. Eh, domani a Scafa l'ultimo saluto al giovane eh, cuoco il, 20, il 23enne morto a Moena. Si terrà oggi l'autopsia su Marco Di Nino, il cuoco 23enne di Scafa morto i giorni scorsi a Moena in provincia di Trento. La salma rientrerà poi a Scafa per i funerali che sono previsti per eh, domani. Eh, a Montesilvano il nuovo rione privo di verde e di arredi. Poi a Penne al via dei concorsi in comune per sette posti. Una notizia di cronaca, purtroppo dramma nel lago: 25enne perde la vita. Studente di Atessa, colpito da un malore, si spegne dopo 13 giorni eh, di agonia. E in basso questa eh, notizia: Noa faccetta nera, picchiato, protesta per la canzone fascista in un locale e viene aggredito. È successo a Vasto. Eh, e la vittima è stata eh, e la vittima è un avvocato. Vediamo adesso la prima pagina sempre del centro, ma nell'edizione eh, di Teramo, come sceglie di aprire con lo stop al eh, stop del parco al rally d'Abruzzo. Teramo, gara rinviata, perché il percorso attraversa un sito. Vincolato, vediamo che cosa cambia in questa eh, prima pagina, e partendo ad esempio dalla fotonotizia Notte Bianca a Sant'Egidio, eh, negozi e locali affollati, la quinta edizione eh, dell'evento nelle cronache a Giulianova rissa al porto arresto per uno dei tre fermati, ai domiciliari uno dei due fratelli giuliesi coinvolti l'altro e il teramano fermato hanno l'obbligo di firma, il ragazzo di Teramo dice sono stato aggredito, mi sono solo eh, difeso eh, Teramo dopo il sisma D Alberto, il sindaco di Teramo rischi igienico sanitari nelle case Ater eh, Federalberghi Meno turisti, eh, dove c'è la tassa di soggiorno? Questa è la denuncia appunto della Federazione eh, degli Alberghi, eh, delle Associazioni degli Albergatori. Vediamo eh, l'edizione di Chieti Lanciano Vasto e è, è la tragedia di Atessa, ovviamente, prende l'apertura. Dramma al lago, muore a 25 anni, studente di Atessa colpito da un malore, si spegne dopo 13 giorni di agonia come abbiamo eh, visto in questo caso, cambiando l'edizione cambia anche il posizionamento della notizia nella pagina che prende l'apertura, dunque eh, la fotonotizia il comune mette in vendita la farmacia Filippone, Chieti cerca di eh, fare cassa e questa è la manifestazione di protesta del sindacato USB contro la vendita della farmacia Comunale, eh, andiamo nelle cronache, sempre a Chieti, strade e scuole, ecco il piano di, di primio, eh, il piano di fine leg legislatura del sindaco che ha intenzione di stilare nel conclave di maggioranza da tenere entro fine mese, Ortona e Lanciano, ponti a rischio, via alle diffide per i lavori, A Avasto, l'isola ecologica non apre, città invasa dai rifiuti e poi a Lanciano mastro giurato senza soldi a rischio, in ritardo. I fondi della regione per il 2017 e i fornitori non fanno più credito. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella Aquilana, mm, con un ex maresciallo che muore sui monti trovato a campo felice. L'ipotesi è un colpo di pistola volontario. A centro pagina la fotonotizia, siamo ad Ortona dei Marsi, il camion cade nella scarpata e come vedete finisce contro una casa. Il camion dei rifiuti si è sfrenato, e precipitato da una scarpata ed è finito contro eh, una casa. Nelle cronache, l'Aquila blackout elettrici dopo la pioggia, dopo gli allagamenti di domenica, temporale che anche ieri ha flagellato. Il capoluogo di regione ha portato diversi blackout elettrici nel quartiere di Pile. La corrente è mancata per oltre quattro ore. Ad Avezzano, Parisse, sorgi per un posto nel, nella giunta. E poi a Sulmona, niente aule per un eh, migliaio di eh, studenti. Cambiamo adesso quotidiano. Vediamo eh, la prima pagina del Messaggero eh, che. Eh, apre con 3 miliardi per le autostrade. Allarme dopo Genova spunta un progetto del Ministero per rifare i viadotti di A24 e A25. Ha provato solo il restyling da 250 milioni, ma i finanziamenti sono bloccati fino al 2022. Questa è una foto proprio della manutenzione sulla A24 e ce ne sono tanti sulla strada dei parchi. A Lanciano intanto voragini in centro e allora scatta l'allarme in alto sotto la testata la tragedia studente originario di Atessa annega a 25 anni nel lago di Como e poi sul Mona Orsa Peppina le incursioni preoccupano la Valle Longa per lo sport serie B il Pescara riparte dal 4 3 niente sciopero si gioca Mister Pilone conferma il modulo già sperimentato con successo in attacco ci saranno Mancuso e Antonucci e il dubbio e su chi sarà il riferimento centrale ovvero tra Cocco e Monachello però Mancuso e Antonucci sulle fasce dovrebbero esserci per questa prima eh, di eh, campionato che a questo punto si... Eh, giocherà eh, di spalla la classifica le città sportive? Se la cavano Pescara e eh, Teramo eh, in questa particolare eh, classifica. Altre notizie, scendiamo in pagina. Il ritorno sui banchi: scuola raddoppiano gli iscritti al classico effetto Corsi. Cambridge è in aumento ovunque il numero degli studenti nelle scuole di Pescara. Il dato più eclatante è il raddoppio. Eh, rispetto a 4-5 anni fa, degli iscritti proprio al liceo è classico. E poi questa notizia che abbiamo letto anche sul centro: Faccetta Nera, avvocato protesta e viene aggredito. Basta la canzone fascista suonata in un locale, Tomeo colpito e provocato. Il titolare eh, dice si tratta solo eh, di un equivoco, e eh, vediamo l'apertura, una chiara aggressione fascista, ma quale fascismo? Un caso montato sul nulla, la vittima sono io, insomma è un inquietante episodio a Vasto Marina nel tardo pomeriggio di domenica, eh, dai risvolti non ancora del tutto chiari, vedremo come eh, finirà. In basso siamo a Carsoli, il 118 eh, bloccato dai baby bulli, chiama il 118, il personale... Giunto sul posto trova la donna in perfette condizioni. L'ultima bravata è avvenuta l'altra notte a Carsoli dove una voce ha chiesto aiuto per una signora di Villa Romana che stava in grandi condizioni. Il baby bullo però ora rischia una denuncia per procurato allarme. Cambiamo quotidiano, andiamo in provincia di Teramo con la prima della città e questa è l'apertura. Interrogati i vigili sotto inchiesta. Cittadinanze facili ai brasiliani. Il GIP deve decidere se sospenderli dal servizio nei comuni. Ricorderete la vicenda delle cittadinanze facili eh, di qualche settimana fa? In alto. Uh, il ponte sul fiume Sangro sarà chiuso per due mesi dopo Genova, necessari ulteriori controlli. A Teramo, via Muzzi, presto l'avvio dei lavori sui ruderi. A centropagina salta il Rally d'Abruzzo: l'evento clou rinviato per problemi, come abbiamo visto, con il eh, parco. Sotto la fotonotizia, Roseto la ciclabile perde i pezzi, buchi nella pavimentazione appena posata a nord altre notizie nei box laterali, li vediamo a Giulianova, a Rissa, al Porto dopo a due liberi ed uno ai domiciliari, a Valle Castellana invece niente casse per colpa del eh, comune dall'altra parte l'incidente sul lavoro taglialegna incastrato e ferito alle eh, gambe, a Torano Nuovo polemica sui fondi per le assunzioni in basso per lo sport invece è presentato il terraun basket 1960 ed è subito grande entusiasmo per la stagione che partirà ovviamente come tutte ad ottobre queste le prime pagine dei quotidiani eh, regionali adesso andiamo come vedete alle mie spalle sui quotidiani Nazionali, ovviamente siamo su Repubblica. Come vedete, l'apertura di fatto è doppia. Perché? Ovviamente in alto c'è la tragedia nel canyon del Pollino: almeno 10 morti, una bomba d'acqua sugli escursionisti del parco Calabro Lucano. Si cercano i dispersi come una valanga. Ma c'era l'allerta meteo. Eh, e vedete, questi sono i primi soccorsi eh, nel parco del eh, Pollino. L'altra apertura di fatto è quella che troviamo a centropagina e riguarda le autostrade statali. Eh, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono eh, divisi, Giorgetti subito la revoca a Benetton, ma la nazionalizzazione per legge non mi convince. L'inchiesta sottostimata usura dei tiranti, ovviamente parliamo dell'inchiesta che riguarda il ponte Morandi a Genova, ispettore del Ministero ex consulente Dell'azienda, e poi ovviamente ci sono le analisi di Fabio Bogo e Paolo Griseri: il padrone imperfetto e una corsa ad ostacoli. E in basso un'altra notizia che ha preso ampia parte delle cronache di ieri: ora l'accusata è Asia Argento. Per Sky è fuori da X Factor, citata per violenza sessuale da un attore lo risarci Il simbolo del MeToo. Asia Argento eh, avrebbe pagato 380.000 dollari a Jimmy Bennett, un giovane attore che voleva denunciarla per molestie sessuali commesse quando lui aveva 17 anni. Lo rivela il New York Times. Sky fa sapere che se sarà confermato l'attrice non parteciperà come era stato stabilito alla prossima edizione di X Factor. Mm. Il Corriere della Sera. Questa è l'apertura che riguarda... Eh, autostrade paghi che deve pagare di più. Queste almeno sono le parole del premier Conte. I 500 milioni? Ovviamente parliamo dei 500 milioni che autostrade vorrebbe eh, con cui autostrade vorrebbe indennizzare le vittime, almeno da quadruplicare dice il premier allo studio le penali. Cambieremo il codice degli appalti, meccanismi graduali per reddito di cittadinanza e per eh, flat tax, eh, il fondo di Ferruccio De Bortoli, la spinta che viene eh, da Genova. Eh, altre analisi su questo argomento: rivedere le concessioni eh, di Marco Cremonesi e poi il governo cerca nemici di Paola Di Caro eh, Tajani sulle accuse alla UE. A centropagina ritroviamo il torrente in piena, strage di turisti, bimbi dispersi, almeno dieci morti sul Monte Pollino. Gli escursionisti travolti dalle acque del raganello gonfiato eh, dalle eh, piogge. Le testimonianze: aggrappata a un albero, così mi sono eh, salvata. Eh, questa è la testimonianza di chi ce l'ha fatta. Purtroppo non, non a tutti, è andata così. La stampa. Autostrade non tornerà in mani pubbliche allo studio, nuove regole, attesa per il CDA della società Atlantia brucia in borsa altri 639 milioni di euro. Lega e 5 Stelle pronti a rischiare la concessione per superare eh, le eh, polemiche. Eh, la questione della nave 18, i migranti restano sulla 18, in Malta i populisti distruggono il dialogo. E poi travolti dal torrente in piena almeno 10 morti nel eh, pollino. Dis eh, dalla parte destra come vediamo le analisi che troviamo di spalla, lo scudo russo per calmare lo spread di Marco Zatterin e poi l'America riscopre il re dollaro dopo l'effetto Trump. Il fatto quotidiano... Genovesi rifiutate i soldi di autostrade, hanno già fregato noi vittime di Avellino. L'altra strage, Giuseppe Bruno, perse i genitori e così si rivolge alle, eh, a coloro che hanno avuto un parente vittima del crollo del eh, ponte. Il party, cortina, l'altra festa dei Benetton, la sera stessa della tragedia. Questo è il ristorante dell'evento dove hanno festeggiato i... La famiglia Benetton. In, a centro pagina Air Force Renzi Etihad avalla lo sconto, ma l'Italia lo blocca. Il negoziato la richiesta dell'esecutivo agli arabi taglia l'easing da 600 mila eh, dollari. E poi in Calabria, ovviamente, Pollino piena travolge gli escursionisti e ci sono nove eh, morti. Ma è una stima ancora provvisoria quella del fatto quotidiano perché poi purtroppo il numero sarebbe salito. Il manifesto questa è l'apertura ostaggi di governo, eh, il scontro leggiamo Toninelli-Salvini sulla 18, il ministro 5 Stelle indica Catania come Porto di approdo, ma il leghista vieta lo sbarco dei 177 migranti a bordo che restano prigionieri sulla nave. In alto, quei tre sì della Lega alle concessioni: eh, Matteo Salvini, ieri, ha definito un errore il voto favorevole della Lega e il suo personale alla norma che fu battezzata Salva Benetton perché garantiva aumenti quasi automatici delle tariffe ai caselli autostradali. E per il crollo del Ponte Morandi, la commissione del MIT, nel eh, mirino Il tempo che apre con questo gioco di parole, Asia Minore, l'attore Bennett aveva 17 anni. Alla Torre Benne 380 mila dollari dall'argento per ritirare le accuse di molestie. Sesso in hotel sono disgustato e sgomento. Che fine la paladina della sinistra anti Weinstein. In basso, paura, crollo: chiuso il ponte della Scafa, la regione, eh, ovviamente la regione Lazio. Siamo a Roma, ferma il traffico per verificare la stabilità del vecchio eh, viadotto. Capitolino il Messaggero autostrade di stato lite nel governo Salvini apre. Ma Giorgetti blocca boccia la proposta Toninelli sulle concessioni si spacca anche il Movimento 5 Stelle. Il Moncone, il Ponte vacilla va abbattuto l'inchiesta. Ecco il video del momento del crollo. Il torrente travolge e uccide. 8 turisti, ma come detto, poi saranno di più nel Canyon del Pollino. Statali, sblocco del turnover: 450.000 assunzioni nel 2019. Il ministro, buongiorno. Per le riforme, serve gente nuova nella Pia. In basso il caso: Asia Argento, molestatrice. MeToo ha pagato il silenzio di un attore minorenne monestato. E Sky la taglia da X Factor. Libero, Asia Argento grottesca l'ha molestata, molestò un minore dopo aver denunciato il produttore americano Weinstein, eh, l'attrice ha sborsato 380.000 dollari a un ragazzo che l'ha accusata di violenza sessuale per un rapporto consumato in un hotel a Los Angeles. Chi di Coscia ferisce, di coscia eh, perisce e ovviamente c'è eh, Vittorio Feltri che analizza in maniera graffiante come solo la sua penna questa eh, vicenda. Gita sul fiume in piena, otto morti, tragica impresa di un gruppo di escursionisti in Calabria, nonostante il maltempo la comitiva si avventura lungo il torrente e l'acqua eh, la travolge. Cassazione Pro Stranieri vietato riportare i galeotti in Romania. La verità. Benetton si rifugia sullo yacht e ci prende in giro sui pedaggi, una figuraccia dietro l'altra. Gilberto, dal giorno dopo la strage, è sul Nanook battente bandiera britannica. Intanto, la solenne promessa di non far pagare le tratte genovesi è stata disattesa. Ci è voluta la protesta degli utenti perché autostrade corresse ai ripari. A centropagina, l'argento mi ha violentato, lei paga il minorenne per non essere processata, la grande accusatrice di Weinstein si comportava come sostiene facesse il produttore e la fine del MeToo che però intanto ha fatto sconquassi. Andiamo avanti fino al sole 24 ore per leggere poi eh, le, eh, i, le prime pagine mh, dei quotidiani sportivi, vediamo le... Eh, questioni eh, di carattere economico: autostrade, l'ipotesi nazionalizzazione, divide il governo, l'analisi. Riflettere per evitare gli inganni della nostalgia, dice Marcello Claric. Eh, lo Stato senza tecnici non ce la fa. Queste le parole di eh, Sabino Cassese in un'altra in un eh, intervista. Nuova valuta in Venezuela: tolti 5 zeri. E poi imprese, 10 milioni al mese di danni, il PIL di Genova vale circa l'1,5% di quello nazionale, oggi il vertice in regione. E poi pressing del governo sul QE, che è il quantitative easing, eh, rischio crisi, non abbiamo diritto a chiedere nulla, la BCE valuti, Francoforte, l'ipotesi eh, OMT. Vediamo adesso i quotidiani sportivi. Con Gazzetta dello Sport questa l'apertura che riguarda Mauricardi, Icardi batti un gol dopo la bruciante sconfitta dell'Inter con il Sassuolo, l'Inter ha bisogno del suo capitano sin da domenica, lui all'esordio ha steccato mentre rivali come Geco e Immobile hanno fatto subito centro in alto, la VAR va usata di più. Troppi episodi dubbi. Fa discutere il mancato utilizzo sui casi di Torino e Inter. La prima giornata di serie apre un nuovo fronte sull'uso della tecnologia. Nel segno di Pjanic, la Juve lo blinda, ingaggio da top. Contratto allungato. Accordo fino al 2023 per il centrocampista della Juventus, che guadagnerà 6,5 milioni a stagione. e il terzo ingaggio dopo cr 7 e eh, di Bala è l'analisi di Fabio Licari il play indispensabile con un futuro niente meno che alla Modric eh, e poi è già conto la rovescia in casa Milan, Pipita, Pepe e Re il cuore di Napoli-Milan che si giocherà la prossima fine settimana il posticipo è un Atalanta show Gomez apre e chiude il 4-0 al eh, Frosinone in basso Parliamo anche di altri sport. Chimi segreto, alcol, scherzi e i problemi col telefono. L'autobiografia del finlandese nel 2012 corse con la Lotus dopo un partito di 16 giorni. Pensate, beato lui che ci è riuscito a correre. Eh, per il tennis, così è rinato Nole Djokovic a New York. Va da favorito, ha vinto Sizzinati ed è l'unico ad aver trionfato in tutti e nove i Masters eh, 1000. Vediamo adesso la prima pagina anche del Corriere dello Sport, la Juve tira e c'è proprio Ronaldo che sta tirando ma non è in quel senso, effetto Ronaldo eh, campionato al traino della signora che oggi segna un'altra svolta storica, ad Alessandria debutta la seconda squadra che giocherà in Serie C, una gioiosa macchina da gol la definisce il quotidiano. In alto. Questa Inter non è pazza, Spalletti è senza nemico, la centralità di Cardi vacilla. I giocatori sono disorientati, anche il Ninja è un problema. Domenica ancora fuori contro il Torino. Di spalla Napoli, Arek Milik come Jepson. Milik cerca l'anno perfetto dopo il gol alla Lazio, stile e potenza e l'erede di Asse. E poi invece in casa Roma, altre buone notizie, perché la Roma applaude Justin Kay, Justin Clivert, figlio d'arte, già nel cuore dei tifosi, a Clivert i complimenti di, di Francesco e dei compagni e ovviamente Mino Raiola si frega già le maniche. Eh, Mino Raiola, potentissimo procuratore dell'Olandese. Troppo Papu siamo in casa Atalanta, Frosinone KO 4-0 dei Bergamaschi, due gol e due assist per il Papo e salta l'Atalanta gasp primo posticipo del lunedì. Calcio internazionale, Klopp graffia Ciolo frena, Liverpool batte 2-0 il Crystal Palace, l'Atletico Madrid fermato 1-1 dal Valencia. Ma quello che ci interessa soprattutto in ottica Pescara è questa notizia qui. Venerdì la B non sciopera, Tomasi chiede il rinvio, ma si giocherà. La Lega Pro nel caos, slittano anche i calendari. Questa era l'ultima notizia per le prime pagine, adesso le previsioni del meteo, la pubblicità, poi torniamo per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6, ricominciamo con i nostri giornali ovviamente sfogliandoli uno per uno, ripartendo dal centro, pagina 2, concessioni edilizie, l'Aquila in testa nel 2016 in Abruzzo, rilasciati 1295 permessi per costruire edifici residenziali, il confronto in Abruzzo, fabbricati abitazioni che vedete nello specchietto, divisi per province e poi sulla totalità eh, della penisola in basso Abruzzo il mare supera le prove d'appello, tornano al, nella norma i valori a San Salvo, Ortona e Montesilvano, lo dicono i prelievi dell'Arta. E poi i 10 viadotti da tenere sotto controllo, questo è l'effetto Genova chiaramente, e questi sono i 10 viadotti. Li vediamo il ponte belvedere all'aquila, il ponte gignano, il viadotto Sanzisto sempre all'aquila, il ponte Sant'Onofrio ad Tessa, eh, il ponte Guastaconcio a Paglieta, il viadotto Pierrasecca sulla 24, il viadotto Ticocullo sulla 25, il viadotto di Campo di, Faso, della 26, Campo di Fano sulla 26, il viadotto di Popoli Bussi a 25 il viadotto del Salinello sulla A14, questi sono i 10 viadotti da tenere sotto controllo. L'appello ambientalista di Marco invita i cittadini a segnalare le strutture che destano preoccupazione da Genova all'Abruzzo in basso. In Morandi progettò anche il ponte dei salti a Salle. Andiamo sulla pagina... Abruzzo, siamo a pagina 11, il migrato pregiudicato va accolto, e gli negano il permesso di soggiorno per precedenti penali, ma il TAR dell'Aquila gli dà ragione, prevalgono i diritti umani e questa, come leggiamo, sarà una sentenza certamente eh, pilota per la politica, Nuovo Patto Pagano Bellacchioma, il leader di Forza Italia telefona al Leghista, alle elezioni andremo eh, insieme e come vediamo, consiglio da domani lo scioglimento diventa un atto reale. Siamo a Pescara. Il nuovo pronto soccorso slitta al 2019. I lavori per realizzare il dipartimento d'urgenza sono ancora fermi, il progetto bloccato da alcuni eh, passaggi burocratici. Il cantiere dentro l'ospedale, il primario Alberto Albani, forse l'appalto potrà ripartire il prossimo mese dice il maxi reparto atteso da 14 anni. Il piano prevede una struttura all'avanguardia con sale d'attesa più grandi e spazi per le ambulanze. Via Piave così sono crollati i tetti, i proprietari pronti a collaborare. La prima segnalazione al comune del 2016, ma le condizioni degli immobili sono solo peggiorate e lo vediamo come era la palazzina nel 2016 e come si presenta oggi l'edificio, Marramiero assicura troviamo insieme la soluzione ad un problema che si trascina eh, da anni, eh, Marramiero una volta approvato il piano sarò il primo ad attivarmi, l'assessore Scotolati in giunta il progetto per abbattere e costruire un nuovo edificio sempre in via. Come vedete, che eh, insomma dalle foto è abbastanza emblematico come la situazione sia clamorosamente peggiorata. Torna a scafa eh, la salma del cuoco morto a 23 anni. Oggi l'autopsia sul corpo di Marco Di Nino stroccato da un malore a moena. La preside dell'alberghiero di Pietro era generoso e amato da tutti. A centropagina nella nuova Pescara anche altri comuni, Di Carlo lancia la raccolta firme per ampliare le adesioni e Di Stefano vuole abolire la legge eh, regionale. In basso l'iniziativa solidale, un container da Pescara per i bambini poveri del Togo. Ponti, ecco quelli considerati a rischio, ma questi evidentemente sono, eh, in, eh, riguardano la provincia. Pronti i primi risultati dei controlli avviati dalla provincia su 63 infrastrutture. A Cepagatti scatta il senso unico alternato. E dove si trovano i ponti sotto esame? Ma, lo ripetiamo, in provincia di Pescara, eh, qui si fa riferimento, lo vedete nella tabella eh, riassuntiva. Senegalese morto in un incidente, pronti gli aiuti per la sua famiglia. Gara di solidarietà organizzata dal commerciante Marco... Taucci in basso, auto elettriche. Ecco le centraline. Sono state posizionate già 5 dall'ENEL. Servono per la ricarica dei mezzi. La buona sanità, madre salva, cardiologa Utic ringrazia lo staff di Paloscia. E poi eh, sempre a Pescara. La musica di Armani. Stanotte accende le Laudi. Alle 22. Il concerto del cantante vincitore di Ora o Mai Più giovedì nel centro storico torna la, bang, la band Franky Cantigna a centro pagina due ciclisti pescaresi alla Gran Fondo Austriaca che partirà il 2 settembre in basso preso un pesce siluro di 145 kg nel lago di Manopello, successo dei pescatori dell'Hot Lake Fishing, complimenti davvero. A Francavilla un vertice sul turismo. Corre un piano di rilancio. Gli albergatori denunciano un calo del 4% delle presenze a luglio e minori incassi. A settembre è fissato un confronto tra gli operatori, la regione, il comune e la provincia di Spalla. Con fartigianato si schiera contro la tassa di soggiorno. E poi a Centropagina partono i corsi per addestratori di cani, iniziativa organizzata dall'associazione Abruzzo K9, prime elezioni a settembre. A Montesilvano, la zona da completare, PPL, il nuovo quartiere è privo di verde e arredi. Iniziativa dei comitati per raccogliere in un gazzebo le segnalazioni dei residenti, strade senza marciapiedi e carenze di negozi, tra le altre emergenze segnalate. In via Saragat, i pericoli per la viabilità, parte la protesta per le buche e per il degrado. In basso il Palaroma, il comune avvia la bonifica. Il sindaco Maragno rivela abusivi allontanati dalla polizia municipale, ma la sera tornano i bivacchi. Siamo a Città Sant'Angelo, se arriva il commissario aumenteranno le tasse, eh, Perazzetti commenta la decisione di Florindi di dimettersi per candidarsi alla regione, l'esponente dell'opposizione punta a fare il sindaco. Ah, sempre a Montesilvano, Via Tamigi, lavori per ampliare la strada, Montesilvano, Cozzi annuncia l'intervento per settembre, altrimenti dovrà scattare il senso unico. Appenne sette assunzioni al comune al via le selezioni, il bando per, è per sei esecutori amministrativi e un operaio. Per presentare le domande c'è tempo fino a venerdì. Sempre a penne ospedale il comitato presenta un esposto. Riparte la battaglia dei eh, cittadini per la nuova farmacia la regione dal via libera al progetto. Approvata la delibera. A Chieti, anzi. Apriamo la pagina di Chieti, ma andiamo subito, come vedete, a Vasto. Protesta per faccetta nera e viene picchiato. Avvocato sente suonare la canzone fascista in un locale, interviene ma viene colpito al volto. Il titolare dice: Sono io eh, l'aggredito. La lite è sul lungomare di Vasto Marina e le reazioni. È stata un'aggressione per motivi politici. Lampi non si derubichi l'episodio a una gogliardata. Acerbo il ristorante va chiuso o sospeso, in basso. Muto d'acqua, esplosa, migliora il ferito. San Salvo, il gommista 35enne, dimesso dall'ospedale, indagato per lesioni, il proprietario del natante. La tragedia a Lecco muore a 25 anni dopo il malore nel lago. Tony Tiberio, studente di Atessa, si spegne in ospedale dopo due settimane di agonia. Si era, spent, si era sentito male in acqua. In basso la facoltà di scienze mediche, prima in Italia, il dipartimento formato da Caputi in vetta nella classifica dello Shanghai Ranking, è un orgoglio ovviamente, come leggiamo. Ponte sul sangro, ora i tempi si allungano, le verifiche andranno avanti per le lunghe, i manicotti saranno rimossi, noi i cartelli per la viabilità, verso le fabbriche. Ovviamente la questione Viadotti e Ponti prende ampia parte del, de anche della cronaca di Casa Nostra. Eh, in basso fondi in ritardo, un mastro giurato a rischio, mancano 50.000 euro stanziati dalla Regione per il 2017, Marfisi, i fornitori, non ci fanno credito. A Teramo, Relli d'Abruzzo il parco 19, no, gara rinviata, data da destinarsi, negata l'autorizzazione al tracciato di due prove speciali. Navarra attraversano un sito vincolato. L'organizzazione la decisione mette a rischio un anno di lavoro. Slittano anche tutti gli eventi eh, collaterali. In basso apre la tendopoli al centro. Il tema della violenza sulle donne da oggi a sabato al Santuario di San Gabriele. La Rissa al porto di Giulianova sono stato aggredito e mi sono difeso. Davanti al Jeep parla solo il teramano. Arresti convalidati, domiciliare a uno dei due giuliesi e obbligo di firma. Per gli altri, la polizia stradale ritrova un generatore rubato a Ruzzo. Ieri la restituzione del gruppo di continuità che serviva. Il depuratore di teramo portato via a gennaio. Altre notizie, residenze fittizie, anche i vigili respingono tutte le accuse, cittadinanze facili a Notaresco, Pineto e eh, Castellalto. Federalberghi, calo di presenze, dove c'è la tassa di soggiorno? Primi bilanci dell'estate per il responsabile eh, dell'associazione introduzione dell'imposta all'introduzione dell'imposta non sono corrisposti più servizi di Carlo a Giulianova viene utilizzata per altri capitoli di bilancio nulla è stato fatto per il turismo e di spalla a Pineto trovata in spiaggia la carcassa di un delfino l'associazione le sponde a Pineto in quattro salvano i libri vecchi li fanno girare su un carretto davvero un'iniziativa lodevole siamo ad Atri la Mambelli sarà Demolita e ricostruita è quanto prevede per la scuola il progetto del comune di Atri che sarà finanziato dalla regione con 5 milioni. A Silvia, altalena per disabili recintata per evitare l'uso scorretto dell'altalena stessa che dovrebbe servire per i bambini. Tragedia a Campo Felice, ex maresciallo trovato morto sui monti, l'ipotesi investigativa è, è un gesto volontario con un colpo di pistola. Lutto nell'esercito e al nono reggimento. Alpini. In basso a Collemaggio siamo sempre all'Aquila. Visite per i disabili sensoriali. Iniziativa in programma per sabato e domenica organizzata dall'associazione Aquilartes. Sempre all'Aquila. La fiaccola del Morrone si avvicina. Ieri ha fatto tappa a Villa Sant'Angelo e Tussio, Questa sera sarà a onna portata per un tratto dai giovani. Del eh, paese in basso, zafferano il rito propiziatorio dei solchi. Sampio delle Camere, targa e pergamena a 5 personaggi: dallo chef Tinari Junior al compositore di Cesare ad Avezzano. Parisse e Sorge in corsa per un posto in giunta. Trattative serrate con Forza Italia per la nomina del nuovo assessore in rosa in via di definizione. Anche il cambio di casacca dei quattro consiglieri del gruppo misto. Poi Blizza D'Antrosano Marocchino ricercato, arrestato per spaccio. Vandali a Celano, la staccionata della chiesetta come brace per la carne, e in basso. Camion dei rifiuti nella scarpata, il mezzo si sfrena, batte un muro e si ferma davanti a una casa. Questa è la foto che vi abbiamo mostrato prima, che c'è anche sulla prima pagina dell'edizione Aquilana del centro. Qui entriamo nella, nella parte dello sport a cui dedicheremo come di consueto l'ultima parte. Intanto ripartiamo dal Messaggero: timori dopo Genova, autostrade dei parchi. Piano sicurezza da oltre 3 miliardi. Il progetto prevede il rifacimento del tracciato, eliminando alcuni ponti. Finanziato per ora solo il restyling, ma i 250 milioni sono ancora bloccati. E poi l'evento: la Tendopoli, donna sacra o schiava, dibattito con Bertone nella Tendopoli dei giovani che si apre a San Gabriele. Siamo a Pescara, carte d'identità, assalto all'anagrafe. Alla vigilia delle vacanze, tanti si accorgono del documento scaduto. Lunghe code agli sportelli per rinnove e duplicati. Impiegati stressati, è un continuo dall'inizio dell'estate. Non vediamo nessuna tregua in questi giorni di agosto. Sulla Riviera Sud Sosta Selvaggia, allora, fioccano proteste e multe dei vigili. Il caso Via Rigopiano, cantiere di polemiche, portato via il materiale accumulato. In basso, peraltro un servizio che vi abbiamo mostrato ieri, a Parco Sabucchi, il Giulio Cesare di uh, William Zola. Licei, sempre a Pescara, boom di iscritti al classico, la preside d'Amico, siamo a quota 910, quasi il doppio rispetto a 5 anni fa, più alunni un po' in tutti gli istituti. Corsi di inglese al D'Annunzio, allo scientifico Galilei, a Terno Mantone Digitale, pasticceria all'alberghiero. Um, Insomma c'è veramente eh, tantissimo interesse evidentemente intorno un po' a tutti gli indirizzi ma soprattutto a quello eh, classico. Eh, il comune cerca spazi alternativi a Nido 150 piccoli in lista eh, d'attesa. Andiamo avanti, pochi parcheggi via da Francavilla. Eh, la città sconta la carenza di posti auto nelle zone centrali. Grandi eventi perdono ogni estate migliaia di spettatori al pubblico record per i concerti e i fuochi di San Franco si contrappone l'alto numero di chi invece ha dovuto eh, rinunciare. E a proposito di Francavilla il sindaco Luciani a settembre sciolgo il nodo regione. Il sindaco valuta la candidatura al dopo D'Alfonso in basso. Incidente in moto, più gravi le condizioni dei due ragazzi. Sabato mattina in sella uno scooter erano finiti contro un'auto in via Vestina. A Montesilvano, firme contro il degrado di piazza Venezuela, la petizione. All'Aquila, Cotugno, studenti mobilitati, ancora senza sede, ora basta. La provincia impegnata a trovare una soluzione all'indisponibilità dell'immobile di eh, Petit. Possibili nuove proteste, tre MUS per avvicinare: è l'unico modo per tornare a sentirci. Una scuola di spalla, terminal bus in zona ovest, cialente attacca l'attuale giunta. L'iniziativa ricostruzione partecipata per cinque luoghi chiave via il progetto Residui promosso da Viviamo l'Acque ehm, è assessorato alla cultura e vediamo anche l'assessore Sabrina di Cosimo nella foto. In basso Ater Pappalepore è il commissario. Temporale a ripetizione, rimaniamo all'aquila, pazza estate, la città è in tilt, blackout delle comunicazioni dopo l'ennesimo acquazzone, tre zone rimaste isolate, commercianti in difficoltà, muti anche i centralini di importanti servizi pubblici, tanti gli interventi dei vigili del fuoco per i locali, locali allagati. Campo Felice, militare suicida sotto la statua della eh, Madonna. A Sulmona, Orsa Peppina e polemica sull'ultimo raid il comitato dei residenti nella zona di Valle Larga, siamo fortemente preoccupati, non è più sola, parliamo di un'orsa, eh, non è più sola, ma con i suoi cuccioli salviamo l'orso, chi ha subito il danno non aveva installato il recinto che noi la riserva forniamo eh, gratuitamente. Altre notizie, le vediamo rapidamente, sempre a Sulmona: morosi impianti sportivi, ingiunzione pure per Fusco. E poi si sfrena un camion della nettezza urbana. A Ortona dei Marzi ci sono dei danni. Minorenni terribili paralizzano il 118, tanti falsi allarmi. Carabinieri in campo per scovare i bulli. E dopo le autostrade ora aumentano i treni. A Chieti l'affare degli affitti agli studenti, uno su quattro case fatiscenti, caccia i prezzi bassi per una stanza singola, la media è tra 180 e 200 euro. È un sondaggio tra i ragazzi a svelare i pregi e i difetti degli appartamenti. Il rettore Caputi ha attivato diversi servizi, come leggiamo in alto, per rendere l'università più accogliente. Universitario di 25 anni annega nel lago di Como, Tony Tiberio, di cui abbiamo detto purtroppo prima la eh, sventura. Eh, per la politica, la Lega entra nella giunta e Raimondi va all'attacco. Soprattutto entra in giunta con il cambio di casacca dell'assessore Alessandro Bevilacqua, che da Forza Italia è passato proprio alla Lega. In basso, scelta la farmacia comunale da vendere e quella di Filippone. L'amministrazione del sindaco Umberto Di Primo conta di ricavare dall'operazione 1,4 milioni di euro. A Lanciano, Voragini nei negozi in centro e allarme, doppia ispezione. Presso alcune boutique sono state transennate per evitare ulteriori rischi ai passanti. Il vice sindaco Verna, dobbiamo vedere se i portici sono sicuri prima di dare l'ok ok alle eh, feste di settembre. Ad Ortona adeguamenti scolastici in arrivo quasi eh, due milioni in basso, faccetta nera, avvocato protesta ed è aggredito. Episodio controverso in un locale alla Marina. Il titolare è solo un equivoco, indaga la polizia in attesa di querele. A Teramo ladri e vandali affondano il servizio di bike sharing. Il progetto varato dalla giunta Brucchi ora è paralizzato dall'incuria più totale. Rastrelliere e mezzi a due ruote abbandonati da Alberto. Il sindaco dice intendiamo ripensare il sistema e di spalla, emergenza, ferie, picco di ricoveri e visite, ospedale sotto eh, pressione. E in basso il caso, Valle Castellana senza i contributi per il terremoto. Torniamo a Teramo, rifiuti e topi a collaterrato, il sindaco all'Ater, intervenite. Scontro al porto, siamo a Giulianova, liberi due Ultras, il Jeep veneziano ha imposto soltanto l'obbligo di dimora, arresti domiciliari invece per il terzo tifoso finito in manette, i fratelli... Giuliesi non hanno risposto alle domande del giudice, il supporter Teramano ho reagito a pesanti eh, provocazioni, queste ehm, sono le conseguenze degli scontri che ci sono stati al porto. A Roseto fui molestata in strada, nessuno mi ha creduta. E poi ad Datri, il comune demolisce la scuola Mambelli, a Santomero teatro comico con Teo, Teocoli, mentre ad Alba Adriatica, Albatraz sul palco c'è Maurizio Battista. Andiamo, rimaniamo in provincia di Teramo perché andiamo sulle colonne del quotidiano La Città. Salta l'evento clou del rally d'Abruzzo, la sfida su sterrato inizio settembre bloccata a causa dei vincoli del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga e c'è anche la ricostruzione di questa vicenda: rapina la Sala Slot, battuta la pista locale, indagini della polizia in corso sull'assalto a mano armata avvenuto sabato notte al The Palace di Via Po, sempre a, eh, a Teramo. Scuole sicure, Toninelli sta facendo bene la presa di posizione di Assai. Cittadinanze facili, interrogati vigili urbani, pubblici ufficiali indagati, da ieri, indagati ieri davanti al GIP, il PM Stefano Giovagnoni ha richiesto delle misure interdittive. Incastrato e ferito nel nastro trasportatore, il 39enne stava facendo legna nell'azienda del padre in contrada Piano Delfico di eh, Torricella e poi questa notizia, trova la bici rubata su internet e un 45enne finisce nei guai per recettazione, una eh, notizia abbastanza curiosa. Vediamo adesso la, eh, le pagine di Sport, ripartiamo dal centro, Pescara in campo sabato, i calciatori chiedono il rinvio ma la Lega Ordina si gioca. L'AIC rinuncia allo sciopero e vuole lo slittamento delle prime due giornate di campionato, Tommasi pronta a far partire un'azione legale per le pressioni dei eh, club. Ipotesi Marilungo, e stasera c'è la presentazione della squadra. Ovviamente, siamo in casa eh, Pescara. Ovviamente, ipotesi Marilungo, perché l'attaccante ex Virtus Lanciano ha rescisso il contratto che lo legava all'Atalanta, dunque è svincolato e può accordarsi anche al di fuori della finestra di mercato. Eh, questa è la numerazione ufficiale 2018-2019 del Pescara, andiamo a vedere qualche numero interessante, per esempio Macin ha preso la maglia numero, eh, numero 10, eh, l'otto per... Eh, Canutè, vediamo anche gli attaccanti: il 9 a Monachello, eh, Mancuso. Il 7, il 25 per Crecco, eh, 29 per Del Sole che ritorna dalla Juventus, eh, il 26 per Antonucci, eh, il 18 per Vento, il 31 per l'ultimo arrivato Ciofani, poi il 6 per Scognamiglio, il 3 per Del Grosso. Questi sono più o meno. Poi eh, il, cambia il numero Capone, per esempio. Che prende l'11, eh, però poi insomma, impareremo a conoscerli nel corso del campionato. Che a questo punto scatta sabato. E allora io ne approfitto per eh, darvi l'appuntamento con Diretta Stadio che ritorna ovviamente. Eh, quando torna in campo il calcio abruzzese, il Pescara in questo caso lo farà prima di tutte le altre, allora torna l'appuntamento anche con Diretta Stadio, con Andrea Costantini, con Paolo Renzetti, con gli ospiti. Ovviamente tutte le partite del Pescara raccontate da, eh, da prima del primo minuto fino a dopo il eh, novantesimo. E dunque vi do l'appuntamento. Torna anche eh, Diretta Stadio. Questo è il cammino che dunque. Del Pescara che ci accompagnerà, che vedete riassunto nella tabella. Andiamo avanti a Vasto, siamo in Serie D, sale la febbre. I tifosi sognano il salto in Serie C. Entusiasmo per i biancorossi in passerella nel cortile di Palazzo D'Avalo, sul palco anche protagonisti del passato. All'orizzonte il derby con l'Avezzano, in alto Teramo, Domenica Rieti per la Coppa Italia di Serie C. In basso, siamo ancora in D. Russo lascia il Pineto per riabbracciare Morgia, l'ex dell'Aquila, verso il Mantova. Domenica si recupera San Nicolò Notaresco, Real Giulianova di Coppa Italia, che era stata rinviata eh, per il basket. Ruscitti Teramo Giovani Sbarazzino per divertire i tifosi. Dall'altra parte, Gialloretto, La Teate punta a disputare una grande stagione. In basso. Sempre per il basket. Il Giulianova va avanti con la linea verde. Però Giallo Rosso Tribuiani Lo staff tecnico sarà, saprà valorizzare tanti talenti in organico. Adesso andiamo sullo sport. Eh, cambiando giornale andando sul messaggero. Pescara Pillon riparte dal 4 3 a Cremona con le certezze già studiate, Mancuso Antonucci e il dubbio davanti, Cocco Monachello Questa sera la presentazione ufficiale al Centro Sportivo Lenaia di alle ore eh, 21 niente sciopero allora la nuova B debutta nel eh, weekend e allora leggiamo l'attacco del pezzo che eh, si rivolge ai tifosi del Pescara preparate Tifosi del Pescara, preparate le valigie. Sabato pomeriggio alle 18 si gioca Cremonese-Pescara. Prima gara del Delfino nel campionato 18-19. Non ci sarà lo sciopero paventato dall'Associazione Italiana Calciatori né il rinvio delle prime due giornate di campionato. Tutti in campo, salvo clamorosi ribaltoni e colpi di scena già dall'anticipo di venerdì sera. Dunque, preparate le valigie come eh, scrive il Messaggero. Ma se non potete, ricordo, andare in trasferta e volete comunque seguire le partite del Pescara, potete sintonizzarvi su diretta stadio. Ovviamente eh, la partita si gioca alle 18, dalle 17.45 saremo in diretta per vivere tutte le emozioni della gara dello Zini speriamo che porti fortuna alla formazione Bianca Azzurra in basso per il Futsal a Questabone da oggi in campo e il 22 in uh, Coppa. Cambiamo pagina, rinvio del campionato. Il Teramo resta in attesa, manca soltanto l'ufficialità della decisione. Che invece qui sembra scontata, nel senso contrario, cioè che si andrà verso un ulteriore rinvio del campionato di Serie C. Congelati intanto in casa biancorossa gli acquisti di Fiordaliso dal Torino e Santoro dal Palermo. In un calciomercato che chiuderà come vedete, sabato, troppo presto alla luce dei nuovi scenari. Altre notizie per il basket Roseto domani il primo test ufficiale a Roma con Providence University per l'eccellenza, chiedi ok, Martin sicuro da rivedere lunedì. Ci saranno i calendari in basso. Pescara femminile parte il raduno, allora in bocca al lupo anche alle ragazze e l'Italia di De Maggi, eh, di Simone De Maggi del basket in carrozzina avanza ai mondiali. Bene, questa era anche l'ultima notizia che vi leggiamo per questa mattina. E vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG alle ore 14, con la prima edizione, con tutte le notizie della nostra regione. Mattino 6 torna ovviamente domani puntuale alle ore 8. Tutto, buona giornata.